professore. Professore! Ma lei non sta mai zitto, ma è una cosa impossibile, ma... Raramente. Pensi che l'altro giorno mi hanno sbattuto fuori dalla metropolitana per quanto parlavo. Complimenti, ma non so, io le confesso, un viaggio in metropolitana con lei non lo farei. Ma, abbia pazienza. Sa che invece io con lei lo farei e come? Visto che stiamo vedendo tutto questo, il primo viaggio che potremmo fare in metropolitana insieme potrebbe essere proprio sulla linea C verso la fermata Venezia. Perché quella fermata è proprio quella che valorizzerà tutti quanti i musei d'area, cioè sarà la chiave d'accesso a un patrimonio pazzesco, professore, al Vittoriano. Cioè, questo lo farei, d'accordo. Lo sai che io non sono mai stato sulla terrazza del Vittoriano, quindi veramente? Tra qualche anno potremo farci insieme un bellissimo viaggio in metropolitana e poi salire sulla terrazza. Va bene, questo va bene. Me anzi, racconta un po'? Mi fa molto piacere. Beh, sa, in effetti, lei sta parlando di quello che forse è il più grande attrattore turistico della Roma di oggi, anche se per la verità non è certamente nato con questo scopo, anzi il contrario, cioè il Vittoriano è nato per creare il monumento per eccellenza della consacrazione della nuova Roma, la Roma sotto il dominio, diciamo, reale. Infatti perché si chiama Vittoriano? Perché il monumento è eretto a Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Infatti quella statuona, peraltro anche piuttosto bella, devo dire, che troneggia, no? Metà, diciamo così, del tragitto della scalinata, è lui. Questo monumento è nato con una forzatura. Già il materiale, no? È fatto con quel marmo bianchissimo, il cosiddetto bocciccino, che non c'entra niente con il travertino romano, cioè con i materiali romani. Già il materiale dimostra che è stata una imposizione di un governo, come dire, estraneo alla storia e alla cultura romana su Roma. E infatti ci furono infinite polemiche, anche perché per fare il Vittoriano si volle demolire un rione, come si diceva all'epoca, intero di Roma, che era intorno al Campidoglio. E questo fatto ha provocato delle distruzioni dolorosissime. Perché proprio lì? Perché hanno deciso di costruirlo proprio lì? Perché il Campidoglio è il simbolo di Roma, perché il Campidoglio è il colle dove risiede il potere civile, il sindaco di Roma sta in Campidoglio e per secoli, sempre, il Campidoglio è stato il cuore assoluto, il fulcro della romanità. Sa, in effetti, quando il Vittoriano è stato costruito e inaugurato all'inizio del Novecento, 1911, è stato presentato al popolo e a tutto il mondo come un modello di bellezza, di grandezza, paragonabile ad altri modelli analoghi che ci sono in tante grandi capitali europee, a Berlino, a Parigi, questi monumenti che introducono nella città e nella sua storia. E pensi che uno storico illustre di parecchio tempo fa, Mario Tinio Levi, ha scritto che in qualche modo il Vittoriano ci porta in quella che lui chiama la terza Roma, cioè lui dice ci sono tre Rome, la Roma antica, la Roma dei papi e poi arriva Vittorio Emanuele II e comincia la terza Roma, quella in cui ci troveremo tuttora. Questo però, anche le immagini che si vedono sul Vittoriano, quelle statue che rappresentano tutte le virtù, l'eroismo, cioè virtù. In effetti, vabbè, c'è una presentazione di quest'opera che effettivamente vuole porsi come una specie di grande simbolo e allegoria della grandezza. Ok, va bene, la bellezza, la grandezza, la Roma simbolica, la terza Roma. La terza Roma. Va bene tutto, professore, però poi, stringendo, i romani quel posto lo chiamano la macchina da scrivere. Non mi pare così lusinghiero, ecco. Sì, vabbè, è vero che ci sono state un po' di burle, sì, non posso negarlo, ma sa, d'altra parte, ogni volta che qualche cosa si presenta come un po', come posso dire, retorica, celebrativa, trionfale, c'è sempre chi naturalmente trova i punti di debolezza in questi atteggiamenti, lo capisco. Oh no,
aspetta. La lupa. Mi deve raccontare della lupa. Ci sono cose in continuazione. Ho capito, però la lupa lasciamola perdere. Dai, no, su. No, mi racconti della lupa. Oh, santa pazienza benedetta. Per favore, faccia fare a me. Perché, no, ma non è questione che a un certo punto, se c'è, come cavolo... Come funziona saggeggio? Non è capace. No, sono capacissimo, solo che non vedo benissimo. Dai, di a me va. Vabbè, ecco, faccia lei. Sì, penso io. Però faccia.